passi a vedere il derby a casa, ma sono venuti qua a sapere qualcosa, quindi tenete extra solari. Andrea Lombardi studia esattamente queste cose, ma adesso ti faccio vedere. Niente, penso che parlerà da solo, diciamo. Si alzo io il numero, diciamo. Questo si fa almeno un po' si sente. Adesso se l'ha dimenticato e c'è il derby, adesso lo sa, non comincia a scappare, però no, nel senso di nessuno, assolutamente no, vabbè, ma se abitate vicino finiamo per il pezzo, no, capito, io tanto abito lontano, quindi non faccio il tempo, vabbè, allora, no, scherzi a parte, di questa cosa qui penso avete sentito parlare talmente tanto che io sono nella difficoltà di dire delle cose che non avete già sentito, quindi comunque intanto dico delle cose, però comincio a dire delle cose, però magari poi pensavo che sarebbe carino anche forse fare un po' di domande, perché magari è una cosa che potrebbe aver suscitato delle curiosità, e magari una curiosità che, a cui io non ho pensato, oppure che non sono già state soddisfatte in giro, da quello che è stato scritto in giro, quindi magari potrebbe essere il momento giusto di andare fuori. Però intanto vi dico un po' qualcosa io. E, la prima cosa che volevo dirvi, non so se voi avete mai visto Giove con un binocolo, oppure no? Non so quanti di voi l'abbiano fatto, però quando uno vede Giove e vede i satelliti galileiani, dice che chiamate come pare, insomma. Non so, io trovo una cosa impressionante, cioè veramente, è veramente pazzesco, no? Pensare che state vedendo questi piccoli gatanti, insomma, perché sono insomma, i satelliti giuliani sono anche abbastanza grandi rispetto alla media dei satelliti, ma insomma, che girano intorno a questo corpo, e quindi quando uno guarda, sembra veramente un piccolo sistema solare di Nettuno, uno pensa sarebbe stato veramente figo se Giove fosse diventata una stella, insomma, sarebbe cambiato tutto il sistema solare, quindi probabilmente non saremmo qui, però lo spettacolo sarebbe stato bello. Ecco, la cosa bella di questo sistema è che è un sistema che somiglia, è stato detto nei giornali, somiglia un po' in qualche modo più a Giove e satelliti, o comunque a una roba del genere, piuttosto che al sistema solare, cioè tutto quanto molto più compatto, tutto quanto in un contenuto in uno spazio più piccolo, quindi diciamo questa è già una cosa abbastanza così che colpisce un'immaginazione abbastanza incredibile. Per quelli che scusa che non funziona, proviamo, prima funzionava, ah ecco, andato. Funziona con un po' di delay, o forse è perché stai seduta davanti a me. Okay. Vabbè, per chi fosse comunque interessato a sapere dove dovrebbe guardare per vedere Trappist, la zona è quella, e nel cerchio rosso però non si vede a occhio nudo, e non si vede bene neanche, credo, con dei telescopi, insomma, di quelli che possono essere a disposizione. Però non so, ci sono astrofili bravissimi, magari si riesce a vedere qualcosa. Su questo dovrebbe parlare qualcuno più ferrato di me in materia di strumentazione per astrofili, però insomma è difficile vederla, perché è una stella molto piccola e poco luminosa, e questa è l'altra cosa interessante di questo sistema, cioè è veramente tra tutte le stelle che potete immaginare la stella il tipo di stella meno luminosa e più piccolo che potete osservare, che però è anche il tipo di stella probabilmente più comune, cioè tipo quella classe di stelle lì, cioè le nane rosse, di cui quella è un rappresentante, diciamo, ancora sottodimensionato, però quella classe lì e le aree rosse sono le stelle più comuni nella Via Lattea, nella galassia, e quindi in qualche modo gli astrofisici che studiano gli esopianeti sono anche molto interessati a questo tipo di stelle per una ragione proprio di abbondanza, perché in qualche modo le stelle come il Sole non sono le stelle più comuni, e quindi diciamo, c'è un interesse proprio scientifico nello studio di queste nane rosse. Allora, qui vi do un riassuntino delle cose che forse avete già visto, forse già sapete, non lo so, però insomma ve lo ricordo quello che sappiamo su questo sistema di sette pianeti che è stato scoperto intorno a Trappist 1, che è questa stella di cui ho appena parlato. Allora, lì vedete un confronto delle orbite dei pianeti, qual è il laser? C'è il laser qui? No. Ma non so quale tasto,
Questo. Ecco. Questo è il sistema con i sette pianeti, quindi queste rosse sono le orbite dei sette pianeti, questa è la stellina. Qui per confronto ci sono, come dicevo prima, i satelliti di Giove, di Io, Europa, Ganimede e Callisto, sarebbero qui, ecco, se questo fosse il sistema di Giove al posto della stella Trappist, che come vedete insomma è più piccolino, però non è tanto più piccolino delle orbite di questi sette pianeti, che se invece li proiettate e vedete in confronto alle orbite dei pianeti terrestri del sistema solare, qui c'è Mercurio, e tutti quei pianeti lì sarebbero, tutti e sette pianeti sarebbero tutti contenuti qui dentro. Quindi l'orbita del pianeta più esterno è circa 5 volte inferiore all'orbita di Mercurio, che è il pianeta più vicino al Sole. È veramente molto compatto. La Terra sta qui, però appunto come dicevo prima, questa è una stella molto meno luminosa del Sole, e quindi in qualche modo, come vedremo, la quantità di energia che arriva agli anelli è confrontabile con quella che arriva, almeno per i pianeti più interni, confrontabile con quella che arriva sulla Terra. E qui c'è un altro confronto fatto su, diciamo, in un modo un po' diverso, cioè proiettato su un piano, quindi vedete un po' più agevolmente. Qui c'è anche un confronto fra la stella Trappist e il Sole. Qui non si vede Mercurio perché appunto su questa scala sarebbe molto, molto difficile visualizzarlo, e qui di nuovo i satelliti gioviani, i sette pianeti del sistema di Trappist. Un'altra cosa che può essere carino mostrare è il confronto tra di nuovo il Sole e Trappist, e poi Giove e Trappist. Come vedete la dimensione proprio in raggio è quasi la stessa, ovviamente la stella è molto più massiccia perché è anche più densa, cioè, e quindi nello stesso volume, diciamo, contenuta una massa maggiore, però diciamo in termini di dimensioni sono confrontabili. Qui di nuovo ci sono i pianeti e qui c'è il Sole, che appunto in questa scala non lo vedete, ma qua vi dà l'idea del confronto tra le due stelle. E quest'altra è la cosa che tutti più o meno hanno mostrato anche in televisione, eccetera, perché sono i sette pianeti. Ovviamente va ripetuto che queste sono immagini vere, non so che voi lo sapete tutti, però in altri contesti va spiegato bene, perché pensano che abbiamo fatto la foto dei sette pianeti, no, perché ovviamente non li possiamo vedere direttamente, sono rappresentazioni artistiche basate su quello che immaginiamo potrebbero essere, ma insomma con molta fantasia, perché qua già ho disegnato nuvole e acqua, insomma, ma come dirò dopo, insomma, non sappiamo se le cose stanno veramente così. Quindi sono i sette pianeti con un po' di informazioni un po' più quantitative. Quindi questo è il periodo orbitale, quindi questo significa che questo pianeta più interno fa un giro completo intorno alla stella in un giorno e mezzo. Questo in 2 giorni è 2,4, 4 giorni, 6 qualcosa, 9 giorni, 12 giorni, circa 20 giorni. Quindi anche il pianeta più lontano dalla stella comunque fa un'orbita completa in un periodo di tempo che è molto inferiore a un anno terrestre. Ovviamente questa cosa qui è anche questa è una cosa che è bene ricordare, se non fosse chiara a tutti, ma immagino che lo sia, è che il periodo orbitale di un pianeta, una volta che sapete la massa dell'oggetto principale, cioè della stella, il periodo orbitale dei pianeti è vincolato in una relazione con la distanza, è una delle leggi di Keplero. Quindi tanto più il pianeta è lontano, tanto maggiore il periodo orbitale, ed è una relazione quantitativa precisa. Quindi questo significa che se misurate il periodo orbitale di un pianeta, cioè una misura del periodo orbitale, e sapete la massa della stella, sapete anche automaticamente a che distanza si trova. E quindi in questo modo si misura la distanza del pianeta dalla stella. Ovviamente, ripeto, questa, come poi mostrerò fra poco, sono misure indirette. La distanza non riuscireste a vederla, non riuscite a separare il pianeta dalla stella, quindi non sapreste misurare direttamente la distanza dal pianeta, la inferite basandosi sulla misura del periodo. Il raggio del pianeta, come vedete, questo è espresso in unità di raggi terrestri, quindi il fattore che vedete è quante volte è più grande o più piccolo del raggio terrestre. Quindi come vedete sono tutti raggi confrontabili con quello della Terra,
1 è qualcosa, 1 è qualcosa, 0,77 che sta un po' più piccolino, questo è 0,9, 1. Sono tutti pianeti che hanno più o meno le dimensioni della Terra, come radii. Anche questa è una cosa che sappiamo da misure non dirette, perché dirette in questo caso non c'è nulla, però insomma dirette nel senso che vediamo con il nostro occhio a poco l'onda del pianeta che passa davanti alla stella, e tutta questa cosa riuscite a dedurre qual è il raggio di pianeta. La massa è un discorso più complicato, questo di nuovo è la massa misurata in un modo che poi cercherò di spiegarvi, ed è un modo un po' più complicato della misura del raggio. In generale, con il metodo che viene utilizzato per osservare, che è stato utilizzato per osservare questi pianeti, in generale non avete la misura della massa. Quindi in generale, quando osservate pianeti di questo tipo con questo metodo che vi spiegherò tra poco, non avete la misura della massa. In questo caso ce l'avete, perché questo appunto è un sistema particolare dove avete 7 pianeti, li vedete tutti quanti e riuscite a fare riuscite anche a capire, a trovare una stima della massa, che però non è accuratissima, quindi insomma questa è una cosa che andrà migliorata. Ovviamente se però avete una misura sia della massa che del raggio del pianeta, chiaramente avete una stima della densità e quindi potete capire qual è la composizione. E la composizione non è tanto diversa da quella terrestre, almeno per pianeti più interni. Questi fanno eccezione, che hanno una densità più bassa della Terra, quindi hanno probabilmente una componente gassosa importante. Però insomma, ripeto, le stime della densità per ora prendete un po' con un po' di beneficio del dubbio, perché non sono, la misura della massa non è per il momento accuratissima. E questo è il confronto col sistema terrestre, dove vedete diciamo, le formazioni, ovviamente i periodi orbitali sono molto più grandi, perché sono pianeti che sono più distanti da una stella più massiccia, come dicevo prima, c'è la relazione. E quindi niente, qui l'anno di questi pianeti è molto breve. Il fatto che non so se dirlo adesso o dirlo dopo, però sì, no, direi che questo è un momento forse interessante per dirlo. L'altra cosa che si può capire da un sistema così compatto, in cui i pianeti sono così vicini alla loro stella, è che si viene a creare una serie di risonanze orbitali in un termine tecnico, ma comunque il messaggio che bisogna dare, che è stato dato molto in questi giorni, è che ci si aspetta che il periodo orbitale sia uguale al periodo di rotazione del pianeta sul proprio asse. Quindi questo significa in soldoni che il pianeta impiega lo stesso tempo a fare un giro intorno alla stella del tempo che impiega a fare una rotazione su se stesso, e quindi mostra sempre la stessa faccia, lo stesso emisfero alla propria stella. Questa non è una cosa, ripeto, questa è una cosa che per il momento non sappiamo, anche questo in maniera diretta, ma è una cosa che si deduce dai parametri orbitali. Fondamentalmente si riesce a stimare che possano esistere due tipi di risonanze, e la più probabile è questa risonanza 1-1. Quindi questo significa che con ogni probabilità questi 7 pianeti hanno sempre la stessa faccia rivolta alla propria stella, un po' come succede, come sapete, nel sistema Terra-Luna. La Luna mostra sempre la stessa faccia alla Terra, perché la Terra e la Luna sono sincronizzate. Ecco, questa è la stessa cosa che dovrebbe succedere qui. Cosa che nel nostro sistema solare non avviene in realtà neanche per Mercurio, che ha un altro tipo di risonanze. Allora, adesso detto questo, ho fatto questa rapida carrellata di cose che forse magari già sapevate, però passo un attimo mi aggancio un attimo invece al discorso un po' più ampio degli esopianeti, e quindi come questo si colloca nello studio degli esopianeti, quello che sappiamo. Questo è un grafico che dimostra come il campo è esploso negli ultimi 20 anni. Il primo pianeta che è stato osservato intorno a una stella normale, 51 Pegasi, è stato osservato nel 1995, quindi sono passati poco più di 20 anni. Prima del 95 non c'erano evidenze che ci fossero pianeti intorno ad altre stelle, e in questi 20 anni, come vedete, il numero è cresciuto moltissimo. Il primo transito osservato, il transito è il metodo che è stato usato anche per osservare questi, per scoprire questi 7 pianeti, che adesso vi dirò tra poco su che è basato. Il primo transito è stato osservato ancora dopo, quindi in realtà i primi pianeti sono stati scoperti con un metodo che è diverso da quello che è stato usato
del Trappist. Il primo transito è stato osservato nel 2002, qui è stato lanciato un satellite Kepler, che è un osservatorio spaziale che ha scoperto molti più della metà dei pianeti che sono stati scoperti finora, tutti col metodo del transito. Quindi il metodo del transito è un metodo molto importante, lo vedete dal fatto che qui il verde, che rappresenta i pianeti scoperti con questo metodo, è nettamente dominante, e l'altro metodo importante è quest'altro metodo in rosso, che è il metodo delle velocità radiali, che è quello con cui è stato scoperto il primo pianeta. Poi ci sono altri metodi che sono, diciamo, interessanti ma meno utilizzati, perché o sono più complicati o appunto c'è meno possibilità di applicarli. Diciamo, quello del transito è quello che in questo momento va per la maggiore, e qui sopra c'è il numero aggiornato a qualche, in realtà un po' di tempo fa, quindi in realtà non ho incluso i 7 pianeti scoperti intorno al Trappist, però era giusto per darvi un'idea dell'ordine di grandezza. Insomma, sono tanti pianeti, sono quasi 1500 pianeti, e ce ne sono altri in realtà che sono potenziali candidati, che devono essere validati incrociando dei metodi per capire effettivamente se sono veramente pianeti oppure no. Allora, quindi questa era per darvi un'idea del fatto che il campo è molto attivo, e adesso vi volevo mostrare i metodi su cui si basano. Il primo metodo appunto è questo, il metodo del transito, che adesso spero che parta, se clicco, vediamo, no, quindi qualcuno deve, credo, spingere lì a avviare l'animazione, sempre che sia questa, perché nel frattempo abbiamo dovuto fare, come spesso accade, un travaso di presentazione da un computer all'altro, e quindi forse ci siamo perse le animazioni. Però vabbè, se non è partito ve lo spiego. Se esce la presentazione e lo no. Va bene. Vedi se tu cammini. No, io non cammino, infatti ho provato a tornare indietro e non mi faceva più muovere. Quindi avevo scoperto i 7 pianeti. Vabbè, lo spiego a voce. Sì, comunque devo uscire. Insomma, in qualche modo bisogna andare avanti. Ah, devi proprio uccidere il. Vabbè, fai la tua cosa. Per spiegare a voce, il transito è quello che dice la parola stessa, cioè avete la stella, e se un pianeta transita tra voi e la stella, nel periodo in cui avviene il transito, la luce della stella diminuisce. Questo detto, soltanto ovviamente devono succedere un po' di cose perché questo si verifichi, ci deve essere questo allineamento, che ovviamente è un allineamento casuale, cioè non sapete a priori che voi siete allineati col piano orbitale del pianeta e della stella, quindi dovete osservare un sacco di stelle e sperare che ogni tanto beccate. Questo è quello dopo. Però guarda, anche se ne metti, volendo puoi anche mettere quello dopo, se parte. Ma non parte. La modalità presentazione. No, ma se clicchi qui dentro. No, senza presentazione, se clicchi qui senza farla partire, perché questo mi sa che non lo riconosce con filmato, o sì? Lo vede come un'immagine. Vabbè, abbiamo perso tutte le animazioni. Cose che capitano. Vabbè, comunque vi dico quello che avreste visto un pianetino che passa davanti alle stelle e mi oscura la luce, e qui sotto avreste visto una curva, che è la luce della stella, che prima è così, poi scende giù e questo ti faceva vedere che se avete due pianeti di dimensioni diverse, chiaramente la luce decresce in maniera diversa, cioè il pianeta più piccolo oscura di meno la luce della stella del pianeta più grande, e quindi questo vi dice che dal rapporto tra la luminosità della stella e quanto, cioè tra la luminosità della stella prima del transito e quello durante il transito, riuscite a stimare l'area del pianeta e quindi il raggio del pianeta. Quindi questa è la misura diretta del raggio che vi dicevo prima. Poi dopo c'era un'altra animazione che vi faceva vedere un transito per molti pianeti, però ve lo potete immaginare anche qui quello che succede che se ci sono tanti pianeti nello stesso sistema e avete la fortuna di vederli tutti transitare, perché appunto quello che stavo dicendo prima è che per vedere un transito deve capitare che i pianeti orbitano su un piano intorno alla stella, non è neanche detto che abitano sempre sullo stesso piano, però diciamo in linea di massima, diciamo con buona approssimazione stanno sullo stesso piano,
in mezzo c'è una stella e a seconda di come è inclinato questo, questo piano voi potreste vedere alcuni pianeti transitare, ma non tutti, perché i più lontani potrebbero essere fuori dal, dal range, dal, dall'intervallo di angoli che vi permette di vedere un transito. Quindi è un metodo che è difficile in generale da, da applicare, perché dovete basarvi sul caso. Una volta anche che trovate un sistema in cui avvengono dei transiti, poi non sapete se avete visto tutti i pianeti possibili. In questo caso c'è stato questo allineamento molto fortunato, un sistema che è molto compatto, quindi in un certo senso la probabilità che questo avvenga per tutti e sette i pianeti era, era accresciuta, però non era detto. E, però in questo caso c'è un allineamento quasi perfetto, cioè quasi veramente di taglio, per cui vedete tutti e sette, e quindi riuscite a vedere dal passaggio successivo e dal modo in cui la curva di luce varia, riuscite a vedere ce ne sono sette. Adesso vi faccio vedere com'è la storia. Qui c'è un'altra, un'altra animazione che vi faceva vedere il Sole. Questo è il Sole, il disco del Sole, Venere, transito di Venere davanti al Sole, e qui la curva in tempo reale del transito, per darvi un'idea di come un pianeta grande come Venere, che è un pianeta grande ovviamente come la Terra, causa una diminuzione della luminosità di una stella come il Sole, visto da qua, quindi da vicino, in un caso in cui vedete proprio la stella benissimo, quindi riuscite a vedere addirittura il pianeta che passa davanti alla stella. Nel caso delle altre stelle ovviamente questa cosa non potete farla, perché le stelle vedete un punto, non è risolta, non è risolto il disco della stella, quindi non vedete il transito veramente del puntino pianeta sul disco della stella, ma vedete solo la diminuzione complessiva della luminosità. Però è un metodo che è molto applicato ormai con grande successo e che permette di ottenere risultati interessanti. Allora, qui se Cortana dice dimmi qualcosa, ma io vorrei solo che andasse avanti. Avanti? Se no ti parli. No, adesso un po' mi sa che abbiamo finito i tentativi di animazione, no? Quindi adesso credo ci siano solo delle immagini adesso. E intanto che potevo dirvi? Ecco, no, saltala, perché sì, quella è un'immagine. Oh, ecco, perfetto. Adesso poi mi sa che abbiamo finito. L'altra animazione vi facevo vedere il metodo delle velocità radiali, che è l'altro metodo che viene applicato, ma anche questo ve lo dico brevemente a voce, anche se poi non è centrale in quello che stiamo dicendo, ma il metodo delle velocità radiali è basato invece sull'osservazione dello spostamento della stella, cioè se c'è un pianeta che orbita, uno o più pianeti che orbita intorno alla stella, la stella traballa un po' intorno al centro di massa del sistema, e questo spostamento lungo la direzione di vista, quindi lungo la direzione radiale, lo vedete come una variazione spettrale della posizione in frequenza delle righe della stella dovuta all'effetto Doppler, no? Quindi il famoso fenomeno dell'arrossamento, eccetera. Quindi quello è un altro metodo che vi dà, in quel caso avete informazioni sulla massa ma non sul raggio del pianeta, quindi se li avete tutti e due insieme potete combinandoli potete avere tutte le informazioni sul pianeta. Però come vi dirò adesso, invece nel caso di Trappist è stato usato un altro metodo per stimare la massa. Qui vedete una cosa interessante, questa, se vedete la data, qui è 2015, e questa è Trappist, e questa è la cosa che ha messo in moto tutto quanto, perché questa è la prima scoperta che è stata fatta usando il Very Large Telescope, un grosso telescopio di 8 metri che sta in Cile, dell'ESO. Tra l'altro questa cosa, un'altra cosa che volevo dire, mi sono dimenticato di dirla nelle varie cose che ho detto in giro, nei pezzi che ho scritto eccetera, però invece andava detta. La NASA ovviamente ha fatto un press release, una conferenza e tutto quanto, quindi si è tra virgolette un po' appropriata della scoperta, che ha un forte contributo della NASA, però in realtà c'è anche un forte contributo dell'ESO e di altri organismi. E in realtà appunto la prima scoperta che c'erano tre pianeti scoperti con il metodo del transito intorno a quella stella è stata fatta usando il VLT, e questa è la curva di luce dove vedete che sono stati scoperti i primi tre quelli che oggi sappiamo essere E, C e F, e fanno vedere questa curva strana che è dovuta appunto al transito successivo di tre pianeti. Vedete, cioè se ce ne fosse stato solo uno avreste visto una curva più o meno simmetrica fatta così, invece adesso qui vedete prima una dimensione, poi un'altra dimensione, poi ancora
una risalita, no? Dovuta al fatto che ci sono tre pianeti con tre periodi diversi che creano questa roba qui. Allora, questa è stata la cosa che è successa nel 2015, quindi si sapeva che c'erano dei pianeti intorno a Trappist, c'era già stato un articolo, insomma, era già una scoperta molto interessante questa, che intorno alla stella così vicina alla Terra, ecco la cosa che non ho detto, ma tanto sapete, era che sta a 40 anni luce, insomma, una distanza generalmente piccola su scala cosmica. Ecco che c'erano tre pianeti intorno a una stella così vicina alla Terra, che erano tre pianeti di tipo terrestre, era una cosa interessante. Tra l'altro, in questa prima scoperta che è stata fatta, questi tre pianeti erano stati tutti e tre possibili in zona abitabile, che adesso diremo che cos'è. Poi oggi sappiamo che non è così, insomma. Però questa è la cosa che ha messo in moto tutto, e a cui è seguita quindi un'osservazione successiva, che è quello che gli astrofisici chiamano follow-up, cioè uno fa prima un'osservazione, dice vabbè, andiamo a rivedere quello che c'è usando altri strumenti. In questo caso l'altro strumento che è stato utilizzato prevalentemente è stato un telescopio della NASA che si chiama Spitzer, e qui vedete il confronto, qui vedete tutti i dati presi che sono stati pubblicati sull'articolo di Nature, un confronto tra quello che vedete da Terra, quindi con VLT o con gli altri telescopi, questo ground significa la Terra, e le misure fatte dallo spazio, che quindi hanno consentito di avere più sensibilità alla diminuzione di luce e di vedere tutti gli altri E7 i pianeti. E qui c'è, con il passare del tempo, i vari pianeti che lasciano un segno sulla curva di luce, e da questi saltelli dell'intensità, se uno fa usa appunto dei modelli e trova qual è il modello che lo descrive meglio, gli viene fuori appunto il fatto che ci sono 7 pianeti con loro pianeti. Questo ve lo fa vedere meglio, perché dispezza le curve di luce dei singoli pianeti, ve li fa vedere tutti sulla stessa scala, e vi dà un'idea del fatto che, come vedete, i pianeti più interni impiegano, diciamo, un tempo inferiore rispetto ai pianeti più esterni, cioè il transito dura di più in questo caso, perché i pianeti più esterni transitano più lentamente. Quindi vabbè, tutte informazioni che riuscite a rilevare. Questo ovviamente è fatto sovrapponendo un sacco di volte le osservazioni, cioè siccome la cosa è periodica, tra l'altro avviene su tempi brevi, perché su tempi di pochi giorni, quello devi osservare di nuovo i pianeti che ripassano di nuovo, e questa cosa aumenta la sensibilità dell'osservazione e soprattutto vi convince che effettivamente state osservando il segnale di un pianeta che è periodico piuttosto che qualche altra cosa, la reazione della stella per ragioni diverse. Ok, e questa è la parte di dati. Qui non mi ricordo, forse c'era un'altra. Ok, qui c'è un'altra animazione, credo, purtroppo, che è un'animazione che doveva spiegarvi il metodo che vi ho detto prima, che serve a capire se c'è, serve a capire qual è la massa dei pianeti. Anche questo ve lo spiego con grandi gesticolazioni invece che con un video. Era quello, vero? Sì, era quello. Sì, passa direttamente alla zona abitabile, però intanto vi spiego come hanno fatto a capire la massa di questi pianeti. Siccome ci sono più pianeti, sono molto vicini tra loro, le orbite sono molto strette, si perturbano, c'è un effetto di interazione gravitazionale non solo della stella con i pianeti, ma anche dei pianeti con i pianeti. Quindi se uno osserva tanti transiti, si accorge dell'accelerazione e del rallentamento dell'orbita dovuta all'interazione tra i pianeti. Cioè è una cosa incredibile a pensarci che uno riesce a fare una cosa del genere con questa precisione su un sistema che sta a 40 anni luce, però ormai si riescono a fare anche queste cose. Questo metodo si chiama transit timing variation, che è appunto la variazione dei tempi di transito, cioè dalla variazione dei tempi di transito studia, capite qual è la massa dei vari, cioè capite, trovate una stima, come ho detto. Poi se volete una misura proprio un po' più accurata dovreste usare il metodo delle velocità radiali, che però con un sistema con dei pianeti così poco massicci è difficile da applicare al momento. Allora, veniamo alla questione che di cui tutti hanno parlato: questi pianeti sono abitabili o non sono abitabili? Non si sa, la verità è questa, non si sa. Quello che si sa, ve l'ho detto fino adesso, cioè l'arcraggio, il periodo orbitale, probabilmente la massa. Quello che però si può cominciare a capire è se stanno a una distanza buona dalla stella per poter avere acqua liquida, che è la cosa di cui parlano tutti quando dice abbiamo trovato i pianeti, non è che abbiamo trovato i pianeti che hanno l'acqua, ma abbiamo trovato dei pianeti che
potrebbero avere acqua allo stato liquido A se ci fosse l'acqua, cosa che non sappiamo, B se tutta una serie di altre condizioni si verificano, una tra tutte il fatto di avere un'atmosfera, perché quella che vedete qui, che è la cosa che vi definisce la cosiddetta zona abitabile, è un requisito sulla distanza a cui si deve trovare un pianeta da una stella che ha una certa luminosità per avere una temperatura che è compatibile con l'intervallo di temperatura in cui l'acqua è allo stato liquido sulla Terra, quindi la pressione dell'atmosfera, cosa che però non sappiamo se c'è, non sappiamo se c'è la pressione dell'atmosfera e se la composizione dell'atmosfera è quella terrestre. Ma questa pure è un'altra cosa che va ricordata sempre: se voi prendete la Terra, la tenete dove è, nella stessa posizione dove è adesso, con la stessa massa e tutto quanto, però togliete l'atmosfera, la temperatura della Terra è una ventina di gradi inferiore a quella che abbiamo oggi. Perché? Perché la Terra ha dei gas serra nella sua atmosfera, il vapore d'acqua, il vapore acqueo, la CO2, quella che appunto stiamo alterando noi con l'attività umana, ma che però in assenza dell'attività umana c'era anche prima e serve a stabilizzare il clima terrestre su una temperatura che rende appunto la superficie compatibile con la presenza di acqua liquida. Il meccanismo è complicato perché oltretutto la Terra ha dei cicli idrogeologici per cui c'è in parte un meccanismo di feedback, per cui se aumenta la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera, la temperatura tende a ristabilizzarsi, cioè aumenta l'effetto serra, aumenta la temperatura e i meccanismi che eliminano la CO2 dall'atmosfera diventano più efficienti, le piogge tipicamente. Quindi la CO2 viene rimossa dall'atmosfera e la temperatura si abbassa. Se la cosa succede in direzione opposta, aumenta l'attività vulcanica, aumenta l'immissione della CO2 nell'atmosfera e la temperatura si rialza. Questo su tempi scala geologici. Quindi su tempi scala geologici si pensa che la temperatura terrestre sia riuscita a rimanere entro un intervallo piccolo di temperature per questi effetti qui, che sono effetti complicatissimi di interazioni tra appunto attività geologica, le precipitazioni, il clima, è tutto veramente un sistema estremamente complesso ed è la ragione per cui invece quello che è prodotto su scala antropogenica non si riesce a compensare perché è troppo rapido. Cioè se questa cosa la fate su tempo, se la raddoppiate o quadruplicate la concentrazione di CO2 nell'atmosfera nel giro di 100 anni, i meccanismi geologici ovviamente non fanno tempo a tenere dietro. Quindi, questo però lo dico al di là del fatto della questione dell'aumento delle temperature globali della Terra, eccetera, lo dico per dire che la comprensione del sistema complessivo serve per capire qual è la temperatura effettiva di un pianeta. E l'altro esempio che si fa spesso è che Venere, per esempio, che è un pianeta che è un po' più vicino al Sole della Terra, ha avuto un'evoluzione diversa perché lì c'è stato un effetto serra che col tempo è diventato incapace di autocontrollarsi e quindi ha portato a situazione disastrosa, e la concentrazione di CO2 nell'atmosfera di Venere è talmente alta che la temperatura è di tipo 500 gradi centigradi, che non è la temperatura che stimereste da questo tipo di calcolo semplicistico, cioè dalla distanza a cui Venere si trova dal Sole. È così alta perché c'è in più un'atmosfera che è quasi tutta ormai di CO2. Quindi questo lo dico per dire che se non conosce l'atmosfera di un pianeta è molto difficile capire veramente quali siano le condizioni. E quindi uno fa semplicemente intanto una prima scrematura dei sistemi che sembrano potenzialmente interessanti, e questo TAPIST sicuramente lo è potenzialmente interessante, perché ci sono tre pianeti che stanno in questa zona che è disegnata in verde, che si chiama fascia d'abitabilità, che è la distanza che vi dicevo prima, cioè quella in cui se la pressione fosse quella terrestre un'atmosfera, l'acqua potrebbe stare allo stato liquido, però non sappiamo se effettivamente l'acqua c'è. Appunto, l'altra cosa che dicevo prima, non sappiamo se l'acqua c'è perché non sappiamo veramente qual è il meccanismo che porta l'acqua sui pianeti. Ci sono ipotesi, modelli, eccetera, però non è una cosa prevedibile in maniera deterministica. Cioè non è che uno osserva il sistema planetario a 40 anni luce da qui e sa qual è la quantità di acqua presente nel pianeta. Non lo sa in linea di principio. Quindi questo ci dice che il punto a cui ci troviamo oggi è un punto interessantissimo, perché abbiamo questo bellissimo sistema a 40 anni luce, ma a una distanza
ragionevolmente vicina, che nei prossimi anni dovremo studiare meglio. E sicuramente varrà la pena studiarlo meglio, anche perché il fatto che un sistema così vicino a noi ci permetterà di fare una serie di cose che per il momento sono difficili da fare con sistemi che sono molto più distanti. Una delle cose che... Ah, vabbè, questo è quello che vorrei già detto a voce, scusate. Qui c'è le orbite viste dall'alto, le orbite dei sette pianeti, la fascia di abitabilità disegnata qui in grigio, con in realtà vari intervalli più o meno pessimistici, quindi probabilmente ci sono tre pianeti nella fascia di abitabilità. Se per caso vi è capitato, se è capitato di guardare l'articolo di Nature, in realtà gli autori dell'articolo dicono che non è possibile escludere che anche i pianeti che stanno fuori dalla fascia di abitabilità abbiano delle condizioni compatibili con la vita. Perché? Perché noi sappiamo che la vita sulla Terra in realtà si è adattata a condizioni anche più estreme, anche in assenza di acqua, temperature più alte. Quindi, diciamo, se uno volesse veramente essere stra-ottimista, dovrebbe persino dire che nessuno dei sette pianeti, forse solo quello più lontano, è veramente ostile alla vita come la conosciamo. Ovviamente, se invece vuole tenere i piedi per terra, la verità è che neanche i pianeti che stanno in fascia di abitabilità, come ho detto, possiamo dire neanche. Qui c'è il confronto con quello che fate sulla fascia di abitabilità, il caso della Terra. Come vedete, Venere è appena fuori dalla fascia di abitabilità, Marte, secondo questo modello, è dentro, ma come sappiamo Marte non ha un'atmosfera, quindi ha una temperatura molto più bassa, quindi ribadisco quello che ho detto. Allora, vabbè, questo forse lo salto a questo punto. Qui ho messo una slide su Proxima, perché nel frattempo ci siamo dimenticati che manco, insomma, vabbè, un po' più di un anno fa ho scoperto un pianeta nella zona abitabile della stella più vicina a noi, che è Proxima B, e che è Proxima Centauri. Anche questa stella è una stella nana rossa, quindi come vedete c'è un interesse molto forte per questi oggetti. Qui vabbè, questo è uno salto. Ecco, qui è la cosa che volevo farvi vedere, cioè quello che potremmo fare in futuro. Quando osservate un transito, potete fare questa cosa fantastica, che è quella di, durante il transito, beccare un po' della luce della stella che attraversa l'atmosfera del pianeta, ammesso che ci sia l'atmosfera, e fare uno spettro. Ora, questi sono dati reali, cioè questi sono dati reali di un pianeta per cui questa cosa è stata già fatta. Però se leggete la didascalia, un pianeta che si chiama HD eccetera eccetera, è stato fatto con l'Hubble Telescope, ed è un pianeta che in realtà è quello che gli astronomi chiamano un hot Jupiter, cioè un gigante gassoso molto vicino alla sua stella, quindi è fatto quasi tutto di gas, quindi questa operazione è più facile da fare, ed è molto vicino alla stella, è molto caldo, le linee spettrali sono molto evidenti, quindi qui questo è uno spettro di un'atmosfera di un pianeta extrasolare, fatto usando questo metodo. Ripeto, atmosfera tra virgolette, perché questo è come Giove, diciamo, no? Cioè, pensare che quella sia sì, tecnicamente diciamo atmosfera, però pianeta che è gassoso. Nel caso di un pianeta terrestre, aspettate che l'atmosfera sia in linea di massima molto sottile, e quindi questa cosa è una cosa molto complicata da fare. Per il momento è diciamo possibile, anche se ci sono stati dei tentativi con delle superterre farlo negli ultimi tempi, però diciamo è una cosa che potremo fare in futuro. Sicuramente so che ci stava qualche tentativo di usare Hubble Telescope, che però non è stato ancora pubblicato, su TRAPPIST, e sicuramente verrà fatto con James Webb Space Telescope. E poi ci sono tutta una serie di missioni, KEOPS, PES, poi ce ne saranno, insomma, poi ci saranno i telescopi di nuova generazione in costruzione in Cile, di quasi 40 metri di diametro, insomma, quindi tutta una serie di strumenti che nei prossimi anni potranno fare queste cose benissimo. E questa, secondo me, è la cosa veramente importante di questa scoperta, cioè sapere che hai un sistema di questo tipo relativamente vicino su cui puntare i telescopi, e capire come stanno le cose sia nel confronto con i modelli che uno fa, e anche per capire come farle queste misure, insomma. Sì, vabbè, insomma, poi se un giorno avete uno spettro, una serie di cose potete capire dallo spettro, e qui ci sono un po' di cose che per esempio capiamo osservando un pianeta di tipo terrestre dove c'è la vita. Ci sono una serie di marcatori
per esempio l'ossigeno o il metano, eccetera, insomma, o qui c'è un'altra cosa che a noi piace molto, per esempio, che è la legge della vegetazione, cioè una segnatura spettrale provocata dal fatto che il pianeta riflette la luce in un modo che è legato alla presenza di fogliato, ma questa è, diciamo, molto fenomenistica come cosa. Però insomma, per dire che se la Terra la osservate dallo spazio con un sistema che ha una buona risoluzione spettrale, eccetera, riuscite a vedere una serie di cose che vi dicono che sulla Terra c'è vita. Naturalmente tutto questo, ripeto, non fate illusioni che dall'oggi al domani avremo conferme, perché sarà una cosa molto difficile da fare, verrà fatta un passo alla volta, e anche se dovessimo vedere dei marcatori di questo tipo, non è detto che non siano dei falsi positivi, no? Quindi, però insomma, questo è per darvi un po' l'idea del tipo di cose che piano piano siamo in grado di fare, che insomma rendono il tempo che viviamo molto interessante, e quello che verrà ancora di più, perché appunto è una cosa che tutto sommato è appena all'inizio. Quindi vabbè, questa era una cosa che volevo, che insomma pensavo di dirvi, forse tra l'altro mi sono già dilungato più di quanto avrei dovuto. Sì, però se avete, se avete delle domande, meno meno ci abbiamo un schermo su quello, no, scherzo. Proprio all'inizio mi è venuta la magnitudine stellare della stella Trappist, come si può vedere? Era scritta nella prima slide, ma comunque non è visibile. 18 con uno strumento. Cioè Stefano che sicuramente lo sa, qual è la magnitudine? 18. Io mi ricordavo, se stavo per dire 16 avrei sbagliato i due ordini. Poi una domanda, qui ci sono quelle visibili a occhio nudo fino alla sesta, tra l'altro vedevo, adesso c'è il sole, sì, proprio. Allora, poi un'altra domanda che io volevo porre a Leo, il suo collega da molto tempo. La sonda che Gliro, sì, è quella che ci sta facendo scoprire tanto col metodo dei parassiti. Allora, noi diciamo che noi possiamo chiaramente con questo metodo vedere solo i pianeti che passano davanti alla stella sulla nostra visuale, però ci saranno sicuramente dei pianeti che non passano davanti alla nostra visuale. Così, a occhio, per un calcolo statistico, quanti pianeti ci perdiamo rispetto a quelli che riusciamo a vedere? No, ma questo è una cosa che si sa e si include nell'analisi, perché la probabilità di transito è proprio una geometrica, okay? È proprio una questione geometrica, è come allineato, quindi la distanza del pianeta, i rapporti tra le aree, quindi sai calcolare esattamente qual è il fattore che ti aspetti di correzione. E quindi in realtà ci sono una serie di lavori su, dato il campione di Kepler, il tipo di stelle, il tipo di pianeti che uno è, qual è l'estrapolazione, cioè qual è il numero che ti aspetteresti di osservare su tutta la galassia. Il risultato finale è che dipende ovviamente dal tipo di pianeta, però in generale si può dire che tutte le stelle molto probabilmente hanno almeno un pianeta. Quelli di tipo terrestre, il rapporto per il momento è intorno al 20%, quindi una su 5 ha pianeta di tipo terrestre, però insomma è anche probabile che siano delle stime, che siano sottostimate, insomma. Volevo chiedere io una cosa, insomma, sul discorso della abitabilità, no? E all'inizio hai detto che praticamente questi pianeti presentano sempre la stessa faccia verso la stella, no? Quindi vuol dire che una metà, cioè in una metà è sempre giorno e nell'altra è sempre notte, no? E, volevo chiedere in che modo questa cosa viene considerata, come influisce sulla vita. Esatto, se influisce, se sì, in questi casi insomma la risposta più sicura è dire che non lo sappiamo, perché
però potrebbe essere un fattore. Sì, sicuramente è un fattore. Ci sono degli studi, per esempio, su come cambia in base alla presenza o meno dell'atmosfera la temperatura del pianeta, perché chiaramente puoi costruire dei modelli in cui un lato è veramente arrostito e l'altro è veramente freddo, e modelli in cui per via della circolazione atmosferica riesce a ridistribuire la temperatura. Questo dipende da tutta una serie di cose, da quanto è rapida la rotazione, dalla presenza e dalla composizione atmosfera, quindi devi fare dei modelli climatici per tirare fuori l'informazione, cosa che tra l'altro un articolo di Nature già fanno ovviamente, però diciamo anche lì quella è una cosa in cui l'input sia chiarissimo a priori, cioè devi fare un po' di ipotesi e poi sperare di confrontarle con quello che osservi veramente. Però guarda, cioè, ripeto, la risposta, che poi la cosa che rende tutto questo molto affascinante, è che molte di queste cose sono veramente all'inizio, perché per esempio lo studio dell'abitabilità intorno a stelle di tipo M, le nane rosse, è una cosa abbastanza recente, perché chiaramente le prime cose a cui si pensava erano sempre: cerchiamo pianeti intorno a stelle tipo Sole, quindi c'è uno spettro simile al Sole, sappiamo quant'è l'energia che arriva nella banda visibile, quant'è l'energia che arriva nella banda infrarossa e così via, e è tutto sommato la cosa che c'è più familiare, perché puoi usare la Terra in qualche modo come punto di riferimento, e quindi, però poi dopo si è capito appunto che in realtà perché escludere le nane rosse, che tra l'altro sono le stelle più comuni nella Via Lattea, e quindi c'è un po' di studi e vanno spesso in direzioni un po' contrastanti, cioè c'è per esempio chi pensa che sia molto difficile che un pianeta resti abitabile intorno a una stella di tipo M, perché la stella ha una fase iniziale in cui è molto più attiva del Sole, quindi emette molte più radiazioni ionizzanti, una banda X, ultravioletti, eccetera. C'è chi appunto le dice i pianeti nella zona abitabile di stelle di tipo M sono quasi sempre in locking, in orbita sincrona, come dicevamo prima, quindi saranno sempre una fascia esposta, una fascia no, come queste, insomma. È una serie. Insomma, sì, ci sono un sacco di lavori teorici, però che giungono magari a conclusioni, non, anche sulla fotosintesi, per esempio, appunto, che è un argomento che ci interessa molto a noi in Torbergata, no? Anche sulla fotosintesi ci sono articoli che dicono cose, lavori che dicono cose diverse, cioè chi dice tutto sommato per esempio è possibile che la fotosintesi avvenga prevalentemente nell'infrarosso intorno alla stella di tipo M, e c'è chi dice no, perché dovrebbe avvenire l'infrarosso, perché tanto arriva comunque una frazione di luce visibile forte, si tira un calcolo, la quantità di luce visibile è sufficiente ad avere fotosintesi in una banda visibile, quindi magari non cambia il meccanismo, e insomma tutto abbastanza all'inizio, però è interessante per questo. Senti, una cosa che mi chiedevo, fenomeni come le macchie solari, però come ti influenzano la misura, capire, cioè si riescono a vedere o no? Sì, si riescono a vedere, anzi so che tra l'altro, però anche qui, cioè quindi il rischio è che poi uno è un campo vastissimo, cioè non riesco a darvi l'idea di quanto sia enorme il campo, e quindi è anche molto difficile avere sempre la risposta su tutta, però su questo per esempio so che ci sono idee di usare il transito anche per studiare la stella, non solo per studiare il pianeta, perché durante il transito della stella tu puoi usare il pianeta come se fosse uno scanner, cioè come se, cioè dalla curva di luce tu non osservi solo il fatto che c'è un pianeta, ma stai facendo un po' un profilo fondamentalmente un profilo della curva di luce della stella lungo il disco. Tu il disco della stella non lo risolverai mai, o insomma tranne nei casi eccezionali, ma diciamo non risolvi in generale il disco della stella, ma avendo questa specie di pencil beam che passa, cioè che riesci a studiare l'atmosfera stellare e per esempio riesci a vedere le macchie. In generale, siccome le macchie aspetti appunto che comunque siano strutture che stanno lì un tempo più lungo del transito del pianeta, riesci, però cioè una risposta esauriente su questa cosa non te la so dare, è complicata.
Questo il secondo tempo lo vedi? No. Sì, speriamo di chiudere il primo tempo a partita, così quando siamo già su 5-0. Una cosa io, ho detto che questa stella per essere una rossa è abbastanza giovane, cioè 500 milioni di anni su per giù, quindi aspettavo un'età molto maggiore in realtà. È un tempo già sufficiente per aver creato la risonanza mareale 1-1. Questa questione qui, sì, esatto. Questa questione qui è interessante perché allora, pare che sia un tempo dai calcoli che ho visto di questo tipo, giuro, pare che sia un tempo sufficiente a creare questa cosa, addirittura pare che sia un tempo sufficiente ad avere la migrazione dei pianeti, perché lo scenario è che si siano formati più lontani che si siano avvicinati, il che tra l'altro potrebbe avere delle conseguenze sul fatto se abbiano o meno l'acqua, perché se si sono formati lontani dove c'erano i ghiacci e poi sono migrati dentro potrebbero essersi portati a componente appunto ghiacciata. Quello che però secondo me è ancora più interessante è capire qual è la stabilità a lungo termine del sistema, perché questa è una cosa di cui non si parla molto, anche se c'è un accenno nel lavoro su Nature. Però questa è una cosa che dicevo prima, questa è ancora un'altra branca dell'astrofisica, cioè è bellissimo perché ognuno può, questa è una cosa di meccanica celeste di cui bisognerebbe parlare con quelli che fanno meccanica celeste, però quanto è stabile questo sistema? Non è detto che sia stabile su lunghi tempi, perché sono tutti pianeti piccoli, molto vicini a loro, e tra l'altro appunto gli scenari che dicevo prima sono che è possibile che stasera si sia già mangiato un bel po' di pianeti e che questi sono quelli sopravvissuti. Quindi non lo so, la risposta non so neanche se l'hanno già fatto il calcolo, però c'è una nota, cioè a un certo punto nell'articolo si menziona questa cosa della stabilità, quindi questa è una cosa che va un po' digerita, perché chiaramente se il sistema, cioè tutte queste cose bellissime, diciamo, su abitabile, eccetera, ma poi in realtà una delle cose che va tenuta sempre presente, per esempio, è che la Terra è un sistema che è stato, diciamo, abitabile su tempi di 4 miliardi di anni fino adesso, con variazioni, se vedete appunto le variazioni della temperatura della Terra, tutto sommato contenute nell'arco di pochi gradi. Se uno si va a guardare la storia di quello che fanno quelli studenti del paleoclimate, il clima, insomma, che costruiscono il clima antico della Terra, che è un altro argomento bellissimo e affascinante, è impressionante perché si vede che la Terra, anche quando ci sono state le glaciazioni, anche quando è cambiato il clima, eccetera, tutto sommato è stato il cambiamento climatico è stato abbastanza contenuto. La Terra, tutto sommato, ha retto per 4 miliardi di anni. E lì poi vabbè, si apre tutto il discorso, si è raccontato il fatto che c'era la Luna, no? C'è chi dice che la Luna, che il sistema Terra-Luna è quasi un sistema binario, perché la Luna è molto grande e c'hanno questa, si sono passati momento angolare e questa cosa ha stabilizzato lo spin, no, di entrambi, cioè ha stabilizzato l'asse di rotazione terrestre, e siccome le stagioni dipendono e appunto il clima dipende anche dall'orientazione dell'asse, questa cosa dovrebbe aver stabilizzato il clima, cioè è bellissimo per questo, però è anche complicatissimo. però è da tenere presente, perché anche su questo, come sapete, forse sapete, ci sono scuole di pensiero che dicono c'è la scuola di pensiero quella che si chiama Rare Earth, cioè la terra rara, cioè la terra ha tante di quelle circostanze verificatesi per puro caso che sono quasi ripetibili, no? Quindi non è detto che ce ne siano molti altri, magari, e altri che dicono no, invece beh, qualunque cosa, qualunque roccia in orbita intorno a una stella più o meno è abitabile, vabbè, non lo so. Mi dicono di ricordare che molte di queste cose le ho già raccontate in maniera lì, ad esempio, no? Trappist è poco più grande di Giove come diametro, ormai è molto più massiccio. Sì. Quello che voglio cercare di capire è questo: più o meno quanto è più massiccio, e a cosa è dovuto il fatto che Giove sia rimasto così e non sia collassato, sia diventato, quello voglio capire.
cioè c'è una differenza di massa e stabilità. No, 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 per carità, no. Allora, qual è il limite per cui una stella innesca le reazioni nucleari? Insomma, è noto, cioè Giove non ha semplicemente non ha abbastanza massa per innescare. Cioè gli è mancato poco, insomma. No, ma gli è mancato pochissimo. Cioè, si dice sempre la stella mancata, ma non è pochissimo. Ma gli è mancato pochissimo. Però insomma sì, comunque quello è il punto, no? Cioè forse Tappist era molto più grande di Giove, però alla fine ce l'ha fatta a comprimersi quel tanto che ha innescato le reazioni. Sì, ma sono proprio due oggetti completamente diversi. Tra l'altro ci sono classi di oggetti che stanno in mezzo, le cosiddette nane marroni, brown dwarfs, che stanno un po' in mezzo, cioè sono quelle sono veramente stelle mancate, cioè Giove non arriva lì, ma quelle per esempio hanno raggiunto una densità tale da avere un po' di produzione da fusione del deuterio, ma non riescono a innescare la fusione dell'idrogeno, quindi non vanno in danno. E come potremmo capire se c'è acqua sui pianeti? E quando potremmo capire? Allora, su queste ci vuole ovviamente la sfera di cristallo, però no, allora, le tecniche per capire se c'è acqua dirette, ovviamente no, per esempio, però se vedi il vapore d'acqua, se un giorno vedremo l'atmosfera del vapore d'acqua, allora sai che c'è l'acqua, però non sai sicuramente che c'è acqua liquida. Ripeto, l'unico modo in cui queste cose si potranno arrivare a capire in futuro è confrontando modelli climatici con le osservazioni. Qui per esempio c'è una slide che adesso non ho mostrato, ma la cosa interessante è che i modelli climatici hanno bisogno fondamentalmente di alcuni input che sono tutti in linea di principio deducibili dalle osservazioni che puoi fare. Il problema è che le osservazioni che puoi fare per il momento non le puoi fare, però visto che la seconda domanda è qua, entro quando, un tempo ragionevole dovrebbe essere una ventina d'anni. Ce la farò. Però ripeto, poi comunque c'è anche un'altra cosa che prima o poi si cominceranno anche a fare immagini dirette significa che vedrai il pianeta separato dalla stella, non risolto, però vedrai un pixel, però insomma in quel caso chiaramente se vuoi prendere uno spettro la cosa è un po' facilitata rispetto a quella di osservare un cazzo. Come fu fatto a suo tempo con Plutone caotico, bene? Sì, però appunto abbiamo visto la differenza che c'è tra fare una cosa del genere e poi mandare una sonda che passa e che fa la foto e che mostra che... Ecco. Sì. Il telescopio web, quando lo mandate presentato presto in andare? Io sono 2018, abbiamo sceso di dati, quindi dovrebbe essere il prossimo anno. Però... Speriamo che la pubblicità faccia. Se non abbiamo il capitolo James Webb perché gli astronomi no, nel senso che è una missione che costa tantissimo e... Una piccola curiosità, nel grafico quello con il numero di pianeti scoperti in funzione dell'anno, come mai nel 2014 è stato quel picco quasi quanto, e mentre l'anno dopo invece molti di meno? Cioè, anche quello coincide con la release dei dati di Kepler che vengono fatte periodicamente tutte insieme, cioè a un certo punto, un certo periodo dell'anno Kepler ha annunciato tutti e 600-700 pianeti che aveva scoperto. In realtà magari erano degli sì, sì, no, infatti no, sono tutti pinnati in quell'anno lì, ma in realtà sono stati scoperti magari in tempi diversi, però l'annuncio è stato fatto tutto. E tra l'altro poi appunto Kepler tra l'altro poi non funziona più bene anche da qualche anno, quando a un certo punto c'è un decremento. Io volevo solo parlare della parte divulgativa di Amedeo, perché lui scrive molti libri e devo dire io li ho letti quasi tutti, sono molto chiari, molto lineari, d'altra parte l'ho ben sentito parlare, diciamo, parla in maniera chiara e lineare. Questo qua è sugli esopianeti, è stato pubblicato meno di un anno fa e non ci sono più copie in giro,
per cui noi per riuscire a farci, cioè, quando abbiamo bisogno dell'esame abbiamo girato tutte le librerie di Roma per cercare le copie rimaste perché non ce ne stanno più, e per cui io auguro a Meneo anche di continuare questa splendida carriera da divulgatore, perché va la pena. E con questo vi saluto a tutti e... Gianluca Nicoletti, che forse qualcuno di voi conoscerà o sente a Radio 24, è un personaggio bizzarro, l'altro, quando c'è stata la cosa di Trappista mi ha intervistato ed era sconvolto dal fatto che su questa copertina ci sono 7 pianeti che sembrano, cioè, guarda, è proprio uno, è rosso, esattamente come questo, è esatto. Ho detto prendi da un grafico perché io non so. Grazie mille.